The New Stories. La tua informazione libera. L'allenatore ed ex calciatore brasiliano, Carlos Dunga, è stato ricoverato insieme alla moglie a seguito di un violento incidente d'auto avvenuto sulla strada regionale di Curitiba, in Brasile. Fortunatamente, le ferite riportate dall'ex centrocampista e dalla moglie sono state giudicate lievi, tanto che i due sono già stati dimessi. Il 60enne Carlos Dunga, allenatore ed ex centrocampista di fama mondiale, è stato vittima di un incidente stradale intorno alle 12.30 di venerdì 12 luglio 2024, mentre viaggiava sulla BR-116, una strada regionale che si trova a Campina Grande do Sul, nella regione metropolitana di Curitiba, in Brasile. L'ex allenatore della nazionale di calcio brasiliana si trovava al volante della propria vettura, sulla quale viaggiava insieme a sua moglie, Evanir Miller da Silva Verri. Per cause ancora da accertare, al vaglio della polizia brasiliana, Dunga ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, che è quindi uscito di strada e si è ribaltato. Sul luogo dell'incidente sono quindi accorsi gli agenti della polizia brasiliana e il personale medico, giunto con un'ambulanza, che ha subito preso in carico Dunga e la moglie. Dopo i primi accertamenti sul posto, la coppia è stata poi trasferita all'ospedale Angelina Caron, a Campina Grande do Sul, per ricevere le cure necessarie. Lievi le ferite riportate dai due. Un portavoce della Polizia Stradale Federale ha dichiarato che Dunga è stato anche sottoposto a un test con l'etilometro, il cui esito è stato negativo. Nella mattinata di domenica 14 luglio, Dunga e la moglie sono stati dimessi dall'ospedale. Carlos Caetano Bledorn Verri, noto come Dunga, è considerato uno dei più forti centrocampisti della sua generazione. Dunga, a 29 anni, ha sollevato la Coppa del Mondo da capitano, dopo aver sconfitto ai rigori l'Italia di Roberto Baggio nella finale dei mondiali americani del 1994. Oltre al dolore provocato ai tifosi azzurri in quell'occasione, Dunga è conosciuto nel nostro paese anche per aver vestito le maglie di Pisa, Fiorentina e Pescara. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.